Signori, passiamo alle avventure grafiche che ci si garbano sempre un casino. E qua è una novità, quindi un gioco che è veramente uscito da pochino. Direi di fare partire una partita dall'inizio, così per non spoilerare eventualmente molto, anche se poi le soluzioni si desiderano nell'emisfero. Allora, abbiamo un signorinello che si ritrova in questo gabinettino e c'è Sara che chiama. Hey, Sarah, I got lucky. There's literally no one here. Even though it's co-ed. I'll be right back. Oh, not fair. I always wait in line forever. Anywho, just wanted to tell you that I'm in the car already. Okay, give me a second. Great, love you. Ok, e da qua possiamo cominciare a smanettare, vedere un po' il circondariato, aprire i gabinettini, farci un pochino di urinate, ok? Vediamo un pochino. Allora, qua accendiamo e attiviamo i lavandini, così per un pochino di spreco d'acqua, e qua per aprire la porta, ma... Maybe there's something useful here. E chiusa la porta. Allora andiamo ad investigare nei gabinetti, soprattutto complimenti per la pulizia. Oh, c'è una chiave nel gabinetto. La prendiamo. Really okay. Vediamo di aprire la porta con il gabinetto. Sì, col gabinetto. Con la chiave. Siamo all'interno di un cinema. Se non si fosse ben capito, qua ci sono le stanze e le varie sale. Ok, vediamo che cosa va in onda. Knife Runner, Good Guys, The Grandfather, Kick Me. Ci sono un sacco di filmozzi da vedere. Sala di aspetto ottimale. Ok. Ma sembra essere deprivata dall'umanità. Dove sono finiti tutti non si sa. Neanche gli inservienti, non c'è nulla da fare. Neanche qualche bevanda possiamo eventualmente svaligiare. Ok. E qui abbiamo una porta, naturalmente c'è il lucchettazzo, ok, e qua abbiamo degli indizi, Knife Runner, sono i film, ok, quindi 1, 2, 3, 4, è un ordine preciso naturalmente, ok, quindi andiamo a vedere qua. Allora, il numero 1 si riferiva, aspetta un attimino che sono andato male, al Knife Runner. E il numero 2 si riferiva al Grandfather. Quindi Knife Runner, vediamo, Knife Runner 5, 5-1, Grandfather sala 1. Poi che cosa abbiamo? Array, Kick Me. Quindi 5-1... 6-3 5-1-6-3 dovrebbe essere, eh? Ok, giriamo qui 5-1-6-3 voilà. Oh, crap. Stanza the hell is this shit? Psichedelica. Ok, apriamo la porticina, stanza vuota, scompare la porta totalmente. Ok, this definitely doesn't. Questo qua era il parcheggio. Era il parcheggio. Ok. E c'è una stanzina con questa leva. Tiriamo la levella. Apre. Appare una porta. E qua dovrebbe esserci una chiave. La prima volta che ho giocato è accaduto un bug veramente gravissimo. Vediamo se si ripresenta quel bug. Not again. Where's the key? Ok. Great. Ok, no. Allora, la prima volta che ho giocato praticamente aprivo la porta o avevo preso la chiave, ma la chiave non compariva, quindi non era bella come cosa. Entriamo qua dentro e capitolo 2. Oh, thank God. It's only a dream. Damn. How long did I sleep? What? Hours out again? All right, time to get up. I need to go to Danny's to sort the birthday party out. Should be open now. Okay.
tirati su, ragazzo. Però siamo chiusi dentro. Quindi lui dice, sarà stato un sogno, ma magari anche no. Allora, questa qua è una bella stanzettina. Vediamo il computerino. Com'è che si chiama lui? 4 Lion Bu77. Vabbè, questo qua smolla. Naturalmente lui prende gli oggetti e li butta a caso. Riprendi le forbici, butti le forbici. Qua ci sono, servono delle chiavi. Questa sarà la tipella bella. E qua c'è un qualche tipo di combinazione. Non ho ben idea. Ecco, qua ci sono dei libri. Beh, li butta tutti a caso. Attenzione con la GS5. Guns, Horses and Fancy Clothes. Sarà un'ottima citazione, questa qua. Con la GS5. LOL. Poi abbiamo un altro gioco, Unique Battle Royale 2, sempre per la GS5, con il tizio con la banana. Mi pare ottimo. Chiudi sto coso. Allora, non credo ci sia qualcosa di utile, se non trovare magari una macchina fotografica. Smollala per terra, ecco, così. Qua ci sono dei biglietti per il cinema. Ecco il film che dovevo guardare, Knife Runner. O forse l'ha guardato. Due biglietti per Knife Runner. Ok. Questa no, la cosa non va. Ah, qua c'è un'altra combinazione con il logo dell'Italia qui, non si sa perché. Ci sono delle coppe di non so che cosa. Secondo posto per lo skateboarding. Ok. Naturalmente è mollata a caso perché non sa rimetterli a posto come si deve. Qua abbiamo cappellini. Ok, qua abbiamo. Cos'è? Sì, sì, ci credo. Ok, butta tutta la rinfusa. Non ho idea adesso di che cosa fare. Aspetta un attimino. Cos'è sta roba? E questa? Wait, what's happening to me? Attenzione, c'è qualche sostanza stupefacente sopra il disegno che l'ha fatto andare a male. E adesso entriamo in questo mondo psichedelico, eventualmente. Ma accusa lei sta roba, sì. Madonna, che trip mentale. Sembra. Sembra un labirinto. Vediamo se riusciamo ad uscirne. No, ho già trovato una via. C'è qualcuno che sta parlando di cose a vanvera. Io continuo. Ah! E' sopra una macchina che si guida da sola, praticamente. Ok, va tutto bene, ragazzo. Vediamo se c'è qualcosa, qualche indizio. No, questa è una chiusura. Proviamo di qui, un'altra chiusura. Giriamo di qui, giriamo di qua o di qua. Cosa c'è di qua? Oh, ok. Ne usciremo da questo casino. Io sto andando praticamente a casaccio. Forse di qui, forse di qua. Di qua si sono già passato, forse. Ah. Qua forse da dove sono partito, giustamente da dove sono partito. Sono tornato al punto di partenza. Ah, ecco lì. Lì c'è qualcosa, forse. Allora, qua c'è qualche dispositivo collegato a questo. Ah, qua bisogna inserire gli ingranaggi. Ok. Allora ci saranno degli altri ingranaggi. Vediamo un pochino quanti ingranaggi ci sono. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ce ne sono altri due in giro. Saranno nei pressi, forse. Allora, qua...
Non allontaniamoci troppo perché saranno nei paraggi? Forse. Eccolo qua. Allora, vediamo un pochino. Se metto questo così ci sta. È così. Lo vado a tuirare. Questo qua meglio. Forse lo vado a tuirare così. Poi quello grande. Poi qua ci sono quelli piccoli. No, doesn't work. No, doesn't work. Vabbè, non posso focalizzarmi troppo su un unico gioco. Se vi ho stimolato, questa era una demo. Rapida, rapida, rapida. Se siete stimolati, vivetelo con le vostre vite. Non vissute da altri. Quindi, andiamo avanti.